Il caco è un frutto tipicamente autunnale che viene raccolto soprattutto ad ottobre e a novembre ed è originario dell'Oriente. In particolare è un albero antichissimo che è proprio originario della Cina. Il caco ha notevoli proprietà e benefici per la salute dell'uomo. In particolare è molto ricco di zuccheri e di conseguenza è molto adatto ai bambini, allo sportivo, agli astenici, in quanto fornisce energia subito disponibile. È molto, un frutto molto adeguato anche a chi soffre di sipsi e a chi soffre anche di patologie relative al fegato. E invece è da sconsigliare come tipo di frutto o da consumare con molta moderazione a chi è affetto da diabete proprio per l'elevato contenuto in zuccheri. Aiuta la stipsi proprio perché è ricco di fibre e un'altra caratteristica molto interessante è che molto dolce, di conseguenza può essere utilizzato per delle preparazioni in cucina come ad esempio budini o anche servito come tal quale o sotto forma di mousse o come ingrediente dei dolci e ciò aiuta a ridurre proprio l'utilizzo di altri zuccheri raffinati nelle nostre preparazioni culinarie. E i cachi sono ricchi di vitamina C soprattutto, ricchi di calcio, magnesio, fosforo, potassio, che ha quindi potassio proprio un effetto diuretico sul nostro organismo, e da un punto di vista calorico ha un apporto medio. I cachi esistono in diverse varietà, molto famoso il loto di Romagna, che ha una consistenza piuttosto gelatinosa, mentre anche molto conosciuto il caco vaniglia, che ha una consistenza piuttosto dura. Quindi, in sostanza, questo frutto tipicamente autunnale ha un elevato contenuto di zuccheri, un bassissimo contenuto di proteine e di grassi, ed un elevatissimo contenuto di acqua che va a costituire proprio l'80% del frutto stesso. Inoltre, abbiamo già detto, contiene vitamina C, sani minerali e anche beta carotene. Il mio consiglio è di consumarlo, assumerlo sì, 1 o 2 volte alla settimana, però con parsimonia, come si fa un po' con tutta la frutta di tipo zuccherino.